Allora, grazie di essere qui. Io ringrazio, diciamo, questi impavidi senatori e deputati, perché oggi fare un convegno su questo tema, parlare di moneta, è un evento sempre difficile, perché parlare di moneta è tabù. Cioè, no, si può parlare di tutto in Italia, puoi parlare di debito, di spread, di mercati finanziari, ma se parli di moneta si drizzano i capelli a tutti quanti. Perché? Perché la moneta è centrale in ogni discorso. La nostra vita ruota sempre attorno al denaro e come tale rappresenta, dovrebbe essere lo strumento di scambio per scambiare beni e servizi, in realtà è diventato uno strumento di potere in mano a pochi, che viene utilizzato proprio per controllarci sempre più in maniera efficace. Ok, io mi presento, sono Fabio Conditi, sono il presidente di un'associazione che si chiama Moneta Positiva. Il mio intervento sarà immaginare e realizzare un'economia positiva, cioè dobbiamo cominciare ad avere la forza e la fantasia di immaginare un futuro diverso rispetto a quello che, diciamo, stiamo vivendo in questo momento. Non siamo soli, noi come associazione facciamo parte dell'International Movement for Monetary Reform, presente in 28 paesi del mondo, quindi non stiamo parlando di un movimento nato ieri sera. E stiamo portando avanti questi discorsi in tutte le sedi, in tutte le città, in tutta Italia. Abbiamo fatto più di 150 incontri, ma i due incontri più importanti sono quello che abbiamo fatto alla Camera dei Deputati il novembre scorso, dove c'era anche lì Nino Galloni, Antonio Maria Rinaldi, Giovanni Zibordi, Marco Cattaneo, grandi personaggi con i quali stiamo condividendo questi temi, e soprattutto il convegno che abbiamo organizzato insieme sempre alla senatrice Ricciardi, che veramente ha un cuore importantissimo, grande come una casa, e insieme con Francesco Carraro e Valerio Malvezzi, che devo dire è stato un evento importante, che è propedeutico a quello che poi ci diciamo oggi. Tant'è che nei discorsi che ho sentito c'è traccia dei colloqui, degli studi, degli incontri che abbiamo fatto in questi mesi, perché ovviamente quando ci si incontra e si condividono determinati obiettivi c'è una contaminazione per ovvi motivi nelle quali bene o male si finisce per parlare di usare gli stessi dati, per parlare delle stesse cose. Allora, partiamo dalla definizione di economia, perché spesso noi ci stiamo dimenticando di qual è il vero significato dell'economia. L'economia è l'organizzazione dell'utilizzo delle risorse scarse, ovviamente se una risorsa è illimitata non c'è bisogno dell'economia per gestirla, al fine di soddisfare al meglio i bisogni individuali e collettivi. Questo fine è scomparso completamente dalla narrazione economica che stiamo avendo. Per fare questo l'economia è sempre stata limitata da due fattori importanti, lo aveva ricordato anche Luca all'inizio del suo intervento: la scarsità di beni e servizi e la scarsità monetaria. Fino ai primi anni del Novecento questi due elementi, queste due scarsità, avevano limitato fortemente la possibilità che l'economia potesse soddisfare i bisogni individuali e collettivi della maggior parte delle persone. Però che cosa è successo? Che con la rivoluzione industriale, tecnologica e informatica noi abbiamo aumentato la nostra capacità di produrre e distribuire beni, tanto che oggi siamo in grado di soddisfare i bisogni essenziali della maggior parte delle persone che ci sono al mondo. Però anche la scarsità monetaria l'abbiamo superata, perché con la fine del gold dollar standard decretata da Nixon nel 1971, in realtà anche la scarsità monetaria, non essendo più legata alla moneta, all'oro, è finita. Quindi potenzialmente oggi siamo in grado di produrre beni e servizi e di produrre i mezzi monetari necessari per scambiare questi beni e servizi. Qual è il problema? Che oggi viviamo in una situazione di scarsità monetaria artificiale e indotta da chi decide e controlla il sistema monetario. In particolar modo, se voi guardate le percentuali, le monete metalliche e le banconote, che sono l'unica moneta a corso legale esistente nel sistema, rappresentano solo il 7%. Quindi noi siamo costretti ad usare un'altra tipologia di moneta, che è la moneta elettronica bancaria, creata dal sistema bancario, che rappresenta la quasi totalità di tutta la moneta che noi usiamo. Pensate all'assurdità, se esiste una moneta a corso legale sarebbe necessario che fosse, diciamo, fornita al sistema economico nella quantità ottimale per gestire il PIL e l'economia che abbiamo. Invece viene mantenuta scarsa perché noi siamo costretti in questo modo ad usufruire di un'altra tipologia di moneta che, come vedremo, è gestita da privati.
John Maynard Keynes nel 1930 dichiarava: tra 100 anni l'economia smetterà di essere un problema per l'umanità, perché grazie al progresso tecnologico la settimana lavorativa sarebbe stata composta solo di 15 ore. Sembra ironica questa frase, nella realtà noi siamo nelle condizioni di poter dare seguito a questa previsione. Il problema è che la scarsità monetaria non ce lo permette. Quindi cerchiamo di capire che cosa è successo, perché noi non riusciamo a soddisfare questa, diciamo, previsione e fare in modo che, lavorando tutti poco, riusciamo comunque a soddisfare tutti i nostri bisogni individuali e collettivi. Dobbiamo partire da una differenziazione, da quella che potrebbe essere un'economia positiva, cioè che funziona correttamente per raggiungere i propri obiettivi, e l'economia attuale, che non è più né sufficiente a raggiungere gli obiettivi per cui l'economia è nata. Un'economia positiva è fatta per le persone, è fatta per il lavoro che queste persone poi fanno, per produrre poi beni e servizi. Questo è il fine vero dell'economia, un'economia positiva che raggiunge il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi. Come funziona invece l'economia attuale? L'economia attuale funziona che il fine è il denaro, il capitale che genera questo denaro e la speculazione sui mercati finanziari. Non c'è traccia delle vere finalità dell'economia. Qui il denaro viene utilizzato per creare dell'altro denaro e per arricchire solo una piccola parte della popolazione a scapito di tutti quanti gli altri. Noi siamo un'economia, l'Italia, che non abbiamo i soldi per ricostruire gli edifici dopo un terremoto, non abbiamo i soldi per fare il miglioramento sismico e energetico dei nostri fabbricati, non abbiamo i soldi per fare manutenzione e presidio dei fiumi e del territorio, per cui succedono frane e allagamenti in continuazione alle prime piogge. Non abbiamo i soldi per fare manutenzione, per realizzare le reti infrastrutturali, ponti, strade e ferrovie. Crollano i ponti perché non abbiamo i soldi per fare le manutenzioni. Noi non abbiamo i soldi per fare l'ammodernamento dei mezzi, servizi, autobus, treni. Non abbiamo i soldi per fare formazione e istruzione adeguata ai nostri giovani e ai lavoratori. Non abbiamo i soldi per fare ricerca medica e tecnologica per la sanità. In sostanza lo Stato non ha i soldi per fare quello che sarebbe il suo mestiere, di fornire servizi utili a tutta la collettività. Quali sono le conseguenze etiche di un sistema di questo genere? Che in un'economia positiva noi avremmo valorizzato l'uomo in quanto persona e in quanto soggetto importante nell'economia. I valori di riferimento sarebbero morali, non sarebbero certamente finanziari. E quello che conterebbe in un'economia positiva è la comunità e la solidarietà all'interno della comunità. Parlare di questo all'interno dell'economia attuale sembra quasi una bestemmia, perché non è questo il fine attuale dell'economia, perché l'economia oggi è basata sul denaro, è basata sui valori finanziari, non certo sui valori morali, ma soprattutto incita all'individualismo. Io mi arricchisco a scapito degli altri. E sono in competizione con tutti quanti gli altri. Noi oggi in Italia siamo una delle nazioni più ricche del mondo, abbiamo un patrimonio storico che ci invidiano. Guardate questa sala, guardate questo fabbricato, pensate all'assurdità e all'ironia della sorte. Un edificio come questo, con le opere d'arte che ci sono, oggi col pareggio di bilancio noi non saremmo in grado di farlo, non perché non siamo capaci. Abbiamo artisti, abbiamo maestranze capaci di farlo, ma non ci sarebbe la possibilità nel pareggio di bilancio di fare un edificio come questo. Abbiamo delle risorse ambientali che ci invidiano tutti nel mondo, abbiamo opere d'arte che riempono i musei di tutto il mondo. Si è fatto uno studio che nei musei italiani le opere presenti negli scantinati sono di più delle opere esposte nei musei stessi. Abbiamo il risparmio privato più alto del mondo, siamo una delle nazioni più ricche, ma ci dicono che sono finiti i soldi per fare qualunque cosa, per valorizzare anche le cose che abbiamo. In Italia abbiamo tecnici qualificati che ci invidiano tutti nel mondo, abbiamo risorse umane importanti e qualificate, abbiamo materiali, abbiamo mezzi e attrezzature, ma ci dicono che ci mancano, che sono finiti i soldi e quindi non abbiamo la possibilità di sfruttare tutte queste risorse. Quando un giornalista qualche anno fa ha chiesto a Draghi: possono mai finire soldi? Draghi, candido come il sole, ha detto: no, tecnicamente no, non possono finire soldi. Ovviamente che non possono finire soldi, perché i soldi possono essere creati. Poi ha aggiunto: quindi abbiamo ampie risorse per far fronte a tutte le nostre emergenze. Ma quali sono le emergenze di Mario Draghi?
Ha mai creato i soldi per un terremoto? Ha mai creato i soldi per l'economia reale? No, i soldi vengono creati solo per banche e mercati finanziari. Dall'ultima crisi del 2007 le banche centrali mondiali, compresa la BCE, hanno creato qualcosa come 12.000 miliardi di dollari che sono finiti solo nei mercati finanziari. Le conseguenze sociali di questo sistema sono ancora peggiori. Un'economia positiva dovrebbe far affluire il denaro per la realizzazione di beni e servizi, dovrebbe generare sviluppo economico e dovrebbe generare occupazione e progresso sociale. Anche questa non sembra una bestemmia? È questo che sta accadendo adesso nel nostro sistema economico? No, nel nostro sistema economico il denaro finisce solo nella finanza. Finisce nella finanza per fare speculazioni finanziarie e soprattutto per aumentare la diseguaglianza tra quelli che sono ricchi e quelli che sono poveri. Questi sono dati che ha citato anche Mario Turco, ma li ripeto perché sono impressionanti quando li visualizziamo in una slide. Il PIL annuo mondiale sono 80.000 miliardi di dollari, il debito totale pubblico e privato sono 240-250.000 miliardi di dollari, che sono tre volte tutto il PIL. Ma come diceva Mario, chi detiene questo debito pubblico? Lo detengono i mercati finanziari, che sono arrivati alla straordinaria cifra di 2.500.000 miliardi di dollari. E secondo voi come fanno ad avere un'economia così florida? Perché tutto il denaro creato dalle banche centrali e tutti gli interessi, la maggior parte, generati da questo debito enorme, affluiscono senza nessuna fatica in quell'1%, forse anche meno, della popolazione che si arricchisce sempre di più. Quindi stiamo assistendo a una sottrazione di ricchezza dal 99% della popolazione all'1% della popolazione. E i dati Oxfam sono spropositati, perché l'1% della popolazione possiede il 51% di tutta la ricchezza e il 70% si divide solo il 2% di tutta la ricchezza. Addirittura Oxfam ha calcolato che la ricchezza di 3 miliardi 800 milioni di poveri, 3 miliardi 800 milioni di poveri, è uguale alla ricchezza di 26 multimiliardari. 26. Stiamo assistendo al più grande trasferimento di ricchezza dal 99% della popolazione all'1% della popolazione, forse anche meno, che non è mai avvenuta nella storia dell'umanità. Le conseguenze ambientali fanno accapponare la pelle, perché un'economia positiva dovrebbe essere finalizzata al progresso sociale, dovrebbe essere finalizzata a un'economia di collaborazione tra le persone e dovrebbe essere finalizzata a un benessere equo e sostenibile. Oggi l'economia non va in questa direzione. L'economia attuale ha come fine ultimo il profitto, ha come azione principale quella della competizione tra gli individui e ovviamente la distruzione dell'ambiente, perché quando io faccio competizione e vado solo al profitto non mi interessa di che cosa succede all'ambiente, tanto ci penseranno quelli che vengono dopo di me. Oggi l'economia è lineare. Consumo di materie prime, produzione, distribuzione, consumo e produzione di rifiuti che aggravano il problema di carattere ambientale, mentre noi dovremmo andare su un'economia circolare, ma ovviamente l'economia circolare non è favorevole al profitto e alla competizione o alla globalizzazione. Le persone hanno altri obiettivi da questo punto di vista. Dovremmo puntare all'economia locale, dove i prodotti vengono prodotti e consumati vicino a dove vengono prodotti, anziché pensare alla globalizzazione, perché la globalizzazione non è un vantaggio per l'umanità, perché se io devo portare i beni dal Perù all'Italia per far consumare un kiwi o un avocado o una banana che viene prodotta dalla parte opposta del globo, i danni che io faccio all'ambiente con l'inquinamento sono decisamente più alti del costo di quel prodotto. Soprattutto poi le vado a prendere in un posto dove le persone vengono schiavizzate, costrette a lavorare in condizioni indicibili per far avere sulla nostra tavola uno stupido avocado che potremmo tranquillamente sostituire con prodotti locali. Le conseguenze politiche sono le peggiori in assoluto, perché in un'economia positiva io utilizzo una moneta positiva, come diciamo noi, cioè di proprietà dei cittadini e libera dal debito, e questo conferisce potere al popolo, molto di più che l'articolo 1 della nostra Costituzione, e questo comporta una vera
democrazia e il vero rispetto della nostra Costituzione. Oggi invece non sta succedendo tutto questo. Oggi la moneta che usiamo è a debito, prodotta da privati, genera un potere finanziario che è enormemente più grande rispetto al potere politico che c'è in Italia, e questo determina l'instaurarsi di una plutocrazia, cioè il dominio, il controllo, il potere di poche persone che hanno in mano la ricchezza finanziaria del pianeta, quindi non stiamo parlando di ricchezza reale, stiamo parlando di ricchezza finanziaria, e che controllano gli stati e sono in grado di ricattare uno stato facendogli fare quello che è il loro interesse. Gli elementi costitutivi dello Stato sono tre: territorio, popolo e sovranità. In questo momento questi elementi costitutivi sono a rischio per mancanza di soldi. Il territorio, i terremoti, gli sprechi di energie lo stanno distruggendo, le frane e gli allagamenti lo stanno distruggendo, i crolli, i deterioramenti lo stanno distruggendo, il popolo soffre sempre di più, muore per suicidi, muore per la povertà che aumenta sempre di più, muore per l'aumento delle malattie perché la gente non riesce più a curarsi. La perdita di sovranità è il dato più eclatante, il potere esecutivo non è più in grado di fare politiche perché viene continuamente minacciato e ricattato dai mercati finanziari attraverso lo spread. Il potere legislativo non è in grado di fare una legge, per fare una legge io devo per forza avere le coperture e se non ho la possibilità di creare i soldi, queste coperture non ce le ho e le leggi buone non vengono fatte, posso solo fare leggi che non sono buone, quelle legate all'austerity. Potere giudiziario non ne parliamo. Dobbiamo cominciare a chiederci chi crea il denaro e dove lo destina. Questa è la cosa più importante e la cosa più ignorata da tutte le persone, dalla maggior parte delle persone. Il denaro cresce sugli alberi? Domandiamocelo. Il denaro cresce sottoterra? Il denaro esiste già in natura, cioè è qualcosa che noi possiamo raccogliere alla prima pioggia, alla prima grandine? No, il denaro, signori, si crea dal nulla. Il denaro è un valore sconvenzionale, basta un clic di un computer e oggi che il denaro può essere generato senza alcun problema. Allora chiediamoci chi crea il denaro oggi. Oggi ci sono solo due modalità per creare il denaro: o è lo Stato che lo crea, crea una moneta positiva, una moneta di Stato, una moneta pubblica, chiamatela come volete. Questa moneta non viene creata dalle banche centrali, viene creata dal Ministero del Tesoro. È l'equivalente attuale delle monete metalliche. Questa moneta viene inserita nel sistema economico attraverso la spesa pubblica e quindi non genera debito né comporta il pagamento di interessi. Esiste però un'altra moneta, che è quella che creano le banche private con i prestiti, la Banca Centrale Europea e il sistema bancario, che viene creata e prestata al sistema economico e genera continuamente debito e comporta il pagamento di interessi. Guardate come funziona il meccanismo. Alla base di tutto c'è sempre lo Stato. Lo Stato è colui che crea le monete metalliche e ne crea solo questa quantità ridicola che è lo 0,3%. Poi lo Stato ha appaltato alla Banca Centrale Europea la realizzazione, l'emissione delle banconote. Queste banconote vengono fornite al sistema bancario privato, il quale aggiunge una moneta generata dalle banche stesse private, che è la moneta elettronica bancaria, che comporta quindi la creazione della maggior parte del denaro che noi stiamo usando. Quindi il denaro non proviene dalla banca centrale e dallo Stato, proviene dal sistema bancario privato. Poi c'è un'altra categoria di denaro, che è quello creato dalla banca centrale con strumenti, diciamo, innovativi, alternativi, come il quantitative easing e i TLTRO, che sono prestiti al sistema bancario, dove però i prestiti al sistema bancario e il quantitative easing vengono utilizzati solo nei mercati finanziari e nel sistema bancario. Ma la genesi di questa moneta è sempre lo Stato, perché se non ci fossero i titoli di Stato da mettere all'attivo del bilancio con la moneta creata al passivo, questa moneta non potrebbe essere generata. Tant'è che oggi il 40% di tutto il nostro debito è detenuto dalla Banca d'Italia e dalle banche private, che lo hanno acquistato con denaro creato con un clic di un computer. Mario Draghi non ha una miniera sotto la BCE, ma crea il denaro con un clic di un computer.
Questo denaro però, creato dal nulla, dal sistema bancario, non finisce nell'economia reale, perché nella stragrande maggioranza dei casi, più del 90% di questo denaro viene utilizzato nelle bolle finanziarie e nelle bolle immobiliari, quelle che hanno creato la crisi dei mutui subprime nel 2007. Solo il 10% finisce nell'economia reale. Questo è il problema, perché se una banca privata può decidere liberamente a chi prestare i soldi, secondo voi a chi presta i soldi? A quelli che sono ricchi, che speculano sui mercati, o a quelli che fanno impresa e che quindi assumono il rischio di quello che stanno facendo? Preferiscono finanziare l'economia finanziaria, perché è esente da rischi e soprattutto ti dà maggiori garanzie, perché normalmente sono soggetti che sono, diciamo, maggiormente capienti da un punto di vista della liquidità. Le conseguenze della moneta a debito sono che se in un sistema economico come questo rappresentato, io ho un settore pubblico e un settore privato, la cui moneta affluisce solo da un sistema bancario privato che la presta totalmente, cioè non c'è nessun altro che genera la moneta all'interno del sistema, io ho un problema che è matematico. Se io ho prestato 100 e chiedo indietro 105, i 5 di interesse non ci sono. Questo può produrre due conseguenze tra loro interdipendenti. O aumenta il debito pubblico, perché lo Stato fa deficit e quindi immette liquidità nel sistema, ma si indebita lui, o se lo Stato fa una politica di austerity, l'indebitamento ce l'hanno i cittadini, tant'è che nelle nazioni occidentali si è verificato che dove gli Stati fanno deficit maggiori, il debito privato cala. Dove gli stati invece fanno politiche di austerity, il debito privato cresce, perché non c'è pezza, se nel sistema io la moneta la presto, il debito deve crescere, perché se no la moneta non potrebbe esistere. Quello che invece dobbiamo cominciare a immaginare, ma qui ci vuole un grande sforzo di fantasia, perché fino ad oggi non è mai stato fatto, dobbiamo immaginare che la moneta può essere generata senza debito. Essendo un valore convenzionale, essendo finito questo legame storico con l'oro, la moneta non ha più necessità di essere agganciata a un valore di riferimento prezioso o di qualsiasi altro genere. La moneta viene, il valore della moneta viene determinato dalla nostra capacità di produrre beni e servizi. Se io emetto una moneta e questa moneta genera produzione di beni e servizi, questa produzione di beni e servizi sostiene il valore di quella moneta. Se io creo moneta nel deserto, è chiaro che ho inflazione e non riesco a far, diciamo, mantenere il valore a quella moneta, perché diventa un pezzo di carta. Quindi se ci convinciamo che siamo noi che diamo valore alla moneta, a quel punto il passo per pensare che la moneta deve essere di nostra proprietà è un passo automatico. Perché che senso ha dare la proprietà della moneta a chi questa moneta non gli dà valore, ma lo estrae, diciamo, dalla nostra attività? Poi lo Stato, spendendo questi soldi che ha creato dal nulla nel sistema economico, li ritirerà con le tasse, quindi non c'è mai il problema di un'eccessiva quantità di moneta nel sistema economico tale da generare inflazione o altro. Perché? Perché lo Stato immette moneta ma la ritira con le tasse. L'unica cosa che bisogna fare, che è il contrario di quello che viene fatto oggi, è che la spesa deve essere maggiore delle tasse, perché se no, in quel sistema economico dove ci siamo noi, se la spesa è inferiore alle tasse, siamo noi che ci mettiamo i soldi di mezzo. Non è che questi soldi provengono da chissà che. Quindi dobbiamo immaginare e realizzare un'economia finalmente positiva. Positiva cosa significa? Positiva, una cosa è positiva quando è positiva per me, positiva per gli altri, ma positiva anche per l'ambiente. Cioè ci devono essere tutte e tre queste caratteristiche, perché se è solo positiva per me ma io sto distruggendo l'ambiente, paradossalmente io produco un effetto che sarà negativo anche per me, perché mi ritroverò in un ambiente completamente distrutto. Per immaginare una società positiva, e qui diciamo vengo ad aggiungere qualcosa a quello che i relatori hanno detto, dobbiamo renderci conto e cominciare ad immaginare che la sovranità monetaria non è stata mai ceduta ai trattati europei, alla BCE e all'Unione Europea. Lo dichiara la Banca d'Italia sul suo sito. Oggi il signoraggio viene percepito in prima battuta dalle banche centrali, le quali tuttavia lo riversano poi agli stati, che sono i titolari ultimi della sovranità monetaria. Non solo questo è sancito dall'articolo 1 della nostra Costituzione, ma come ricordava prima la Sabrina Ricciardi,
l'articolo 117 della nostra Costituzione, che è stato cambiato nel 2001 quando erano già in vigore i trattati europei, andatevelo a leggere, dice che la competenza esclusiva in materia di moneta è dello Stato italiano. Lo Stato non ha mai perso la sua sovranità monetaria, quindi se è vero che la sovranità monetaria è la nostra e quella fiscale a maggior ragione lo è di più, proviamo a immaginare che cosa possiamo fare per uscire dalla crisi. Per uscire dalla crisi l'unica cosa che non possiamo fare, perché è vietato dai trattati, sono le banconote, perché sono di competenza esclusiva della Banca Centrale Europea. Noi però possiamo emettere monete metalliche, addirittura anche superiori a 2 euro, come la zecca finalmente di Stato italiana ha emesso l'agosto scorso, dove ha emesso questa bellissima moneta da 5 euro con la cattedrale di Amatrice e con la scritta Repubblica Italiana. È una moneta a corso legale in Italia e che potrebbe essere anche utilizzata, se coniata in quantitativi ben maggiori rispetto a quelli che sono stati fatti, per magari ricostruire alcuni dei monumenti che sono crollati da parte nell'ultimo terremoto. Poi possiamo emettere biglietti di Stato, perché non sono l'equivalente giuridico delle banconote, i biglietti di Stato sono note di Stato, non sono le note di banca, ma veniamo alle cose più realizzabili, perché quelle altre magari hanno un impatto politico più delicato. La cosa più semplice da realizzare è la moneta elettronica bancaria. Lo fanno già le banche private, non vedo perché lo Stato non potrebbe fare una moneta elettronica bancaria. Che cosa serve per fare che lo Stato faccia moneta elettronica bancaria? Serve una banca pubblica. Ma la banca pubblica come funzionerebbe all'interno di questo sistema? Noi abbiamo un sistema in cui la BCE crea le banconote, le presta al sistema bancario privato, il quale aumenta questo quantitativo di banconote aggiungendo moneta elettronica bancaria. Quindi il sistema economico, Stato e cittadini e aziende, gli vengono prestati il 100% di tutta la moneta. Che cosa succede nel sistema? Che lo Stato però si indebita attraverso il debito pubblico e paga 70 miliardi di euro all'anno solo di interessi. I cittadini e le aziende hanno un debito privato che è molto più grande rispetto a quello pubblico e pagano 130 miliardi, quindi il totale sono 200 miliardi all'anno solo di interessi sul debito pubblico e privato, il 12% del PIL. Allora, pensate che se noi facessimo quello che fa la Germania, dove il sistema bancario è privato per il 50% e pubblico per l'altro 50%, noi avremmo che di questo afflusso di interessi pari a 200 miliardi all'anno, il 50% affluirebbe nelle casse dello Stato. Ma stiamo parlando di 100 miliardi di interessi all'anno che non costerebbero niente, cioè invece che pagarli a una banca privata li paghiamo allo Stato. E lo Stato potrebbe reinvestire 100 miliardi all'anno, che sono l'equivalente, vi ricordo, del reddito di cittadinanza, della flat tax e della riforma della legge Fornero insieme, 100 miliardi senza toccare i soldi delle nostre tasche, solo con un sistema di banche pubbliche. Allora, siccome abbiamo un po', siamo andati a vedere se le banche pubbliche in Italia c'erano, non c'erano, quante ce ne sono, eccetera, nelle pieghe del Ministero dell'Economia e della Finanza abbiamo trovato che una banca pubblica lo Stato ce l'ha già. È una nostra vecchia conoscenza, tra l'altro una conoscenza di Luca, visto che lui viene da Napoli, perché la ex banca Cassa del Mezzogiorno, che oggi si chiama Mediocredito Centrale, che è di proprietà di Invitalia, che è una società di proprietà al 100% del MEF. Quindi una banca pubblica noi ce l'abbiamo già. Quindi diciamo che questo punto del contratto di governo non è neanche necessario andare a fare chissà che. Basta semplicemente trasformare questa banca sul modello della KfW tedesca o della BPI francese, farla diventare una banca pubblica per gli investimenti, per l'aumento dell'occupazione in Italia, e questo genererebbe tranquillamente una quota parte degli interessi che noi paghiamo al sistema bancario privato. Poi ricordo che c'è sempre Cassa Depositi e Prestiti, che però bisognerà finalmente chiarire questa faccenda che i privati, le fondazioni bancarie con il 16% detengono le azioni privilegiate e quindi decidono le scelte della Cassa Depositi e Prestiti solo con il 16%, e questa è una cosa indecente e indegna. Ma soprattutto abbiamo che lo Stato ha già buttato una caterva di soldi dentro Monte dei Paschi di Siena e è venuto il tempo di ipotizzare che Monte dei Paschi di Siena diventi completamente pubblica e venga utilizzato questa per il risparmio dei cittadini e Cassa Depositi e Prestiti per gli investimenti, diciamo, nell'economia.
ultima soluzione, che è quella di cui hanno parlato tutti i miei, diciamo, predecessori, e che accennerò solo velocemente perché noi abbiamo individuato una soluzione ben precisa. Quindi voglio farvi toccare con mano quanto è semplice utilizzare un sistema, uno strumento fiscale che possa davvero essere utilizzato da tutti quanti i cittadini. Si chiama SIRE, che per noi è l'uovo di Colombo. Perché? Perché mette d'accordo le esigenze dell'Italia, flat tax, occupazione, sviluppo economico, reddito di cittadinanza, con le esigenze dell'Unione Europea, dove ci sono le norme della BCE, il debito pubblico, vincoli di bilancio e norme dei trattati europei. Perché le mette d'accordo, pur sembrando inconciliabili? Perché, siccome lo Stato ha la sovranità fiscale e quindi ha la capacità di imporre tasse e concedere detrazioni e crediti d'imposta, ovviamente può realizzare degli strumenti di pagamento a valenza fiscale che permettono al cittadino di ridurre le tasse future. Non stiamo parlando di una cosa astrusa. Qualcuno di voi ha mai utilizzato le agevolazioni fiscali per le situazioni edilizie? Le agevolazioni fiscali per i bonus sismici, per gli acquisti degli elettrodomestici, per gli acquisti degli arredamenti, per il fotovoltaico, per l'acquisto delle caldaie, per la manutenzione dei giardini. Oggi l'Italia ha ogni anno emette detrazioni fiscali per quasi 10 miliardi di euro all'anno. Cos'è che dovremmo cominciare a ipotizzare? Che invece che tenere queste detrazioni fiscali, come voi sapete possono essere detratte dalle tasse negli anni successivi e quindi tu non le puoi utilizzare subito, le devi mettere in un cassetto, quello del commercialista, e sperare che si ricordi alla dichiarazione reddito degli anni successivi per detrarli dalle tasse. Se lo Stato dicesse: questa detrazione io ti do la possibilità di scambiarla con altri cittadini, una volta che fosse stato certificato che quella detrazione è un diritto effettivo, noi avremmo un mezzo di pagamento a tutti gli effetti a valenza fiscale. Perché chiaramente nel momento in cui è certificato e inserito in un conto corrente fiscale elettronico quella cifra può essere disponibile e trasferita ad altri soggetti perché avranno l'interesse a detrarlo dalle loro tasse. Quindi le due caratteristiche fondamentali di questa moneta fiscale sono la trasferibilità, cioè il fatto che può essere utilizzata fin da subito come mezzo di scambio, ma c'è una data di validità prima della quale io non posso utilizzarla come detrazione fiscale, devo aspettare quella data. Ma nel frattempo io la posso utilizzare per scambiare beni e servizi. E questi scambi che voi vedete, io Stato ho dato una detrazione fiscale al primo soggetto, che lo scambia con il secondo soggetto, poi lo scambia con il terzo e poi con il quarto, ad ognuno di questi passaggi lo Stato incassa delle tasse. Perché ogni volta che noi scambiamo beni e servizi, una parte di questi beni e servizi producono maggiori tasse per lo Stato, via perché c'è l'IVA, il guadagno per l'IRPEF, eccetera. E quindi quando arriviamo alla scadenza dei 2 anni, io ho ottenuto un tale incremento delle entrate fiscali che quando l'ultimo soggetto alla fine dei 2 anni decide poi di detrarlo dalle proprie tasse, per lo Stato non è un ammanco all'interno del bilancio fiscale, perché ha avuto già un guadagno che ha generato le risorse per poi sostenere quella detrazione. Questa non è una cosa che ci stiamo inventando, è la realtà delle detrazioni fiscali per le situazioni edilizie che sono state fatte dallo Stato per 10 anni, e da 10 anni si dimostra, pur essendo di rilevante entità, perché stiamo parlando del 50, 65, in alcuni casi l'85% del valore della ristrutturazione, in realtà non hanno mai prodotto un buco nel bilancio, ma anzi hanno aumentato lo sviluppo economico. Come funzionerebbe il SIRE? Il SIRE sarebbe un conto corrente fiscale per ogni cittadino presso il MEF, direttamente gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il nostro codice fiscale. Poi io avrei la possibilità di trasferire questa moneta elettronica tra i vari soggetti con bonifici fiscali, bancomat, carte di credito fiscali, e potremmo anche ipotizzare una convertibilità di questa moneta nei mini bot famosi, perché sono anche loro comunque strumenti cartacei ma a valenza fiscale. Quindi questo strumento monetario è equivalente a tutti gli effetti a quello che già conosciamo, che è la carta di credito generata dal sistema bancario. Questa è un'ipotesi che abbiamo fatto di come potrebbe essere fatta questa carta di credito. L'evoluzione tecnologica che abbiamo utilizzato, l'innovazione che abbiamo inserito in questa carta, che questa carta dà la possibilità di gestire 2 conti correnti, non uno solo, sia il conto corrente in SIRE gestito dal MEF,
sia il conto corrente bancario in euro gestito dalla banca pubblica che è l'MCC. Quindi in un unico strumento noi avremmo un sistema che ci permette di fare pagamenti in euro o pagamenti in SIRE e possiamo anche decidere in automatico di far fare 50% i pagamenti in SIRE e 50% in euro oppure 100% in SIRE e quando sono finiti i pagamenti passano in euro. Quindi noi non ci accorgeremmo quando passiamo questa carta di credito dentro il POS di quello che sta accadendo perché comunque in automatico verrebbero gestiti tutti e due i conti correnti. Perché questa proposta è fattibile? Perché in realtà noi viviamo in un sistema in cui, come vi ho detto fin dall'inizio, la moneta a corso legale è solo il 7% di tutta la moneta che usiamo. Quindi in realtà noi già usiamo uno strumento monetario che è un credito e che quindi non è moneta vera. È il credito bancario privato che rappresenta il 93% di tutta la moneta e è uno strumento d'accettazione volontaria. Quindi se è possibile che in un sistema dove c'è una moneta a corso legale gestita in regime di monopolio dal sistema diciamo bancario centrale, è chiaro che se può esistere una moneta elettronica bancaria generata dal sistema bancario privato, può esistere a maggior ragione una moneta elettronica bancaria gestita dalla banca pubblica. E può esistere corrispondentemente anche un credito fiscale gestito direttamente dal MEF. Sono tutti quanti strumenti ad accettazione volontaria, che provocherebbero lo stesso effetto che provoca nell'economia il credito bancario. Quindi, siccome abbiamo visto dai dati della Banca d'Italia che nell'ultimo anno il credito bancario alle imprese è calato di 70 miliardi, stiamo parlando di 70 miliardi in meno per l'economia reale, quindi non è che non arrivano i soldi all'economia reale, addirittura gli vengono tolti, perché sempre più imprese, anche in difficoltà, non hanno finanziamenti da parte del sistema bancario, che seguitano a preferire la speculazione sui mercati finanziari piuttosto che l'economia reale. Quindi noi non faremmo altro che supplire a una carenza che oggi non possiamo risolvere, perché non possiamo costringere le banche private a prestare i soldi all'economia reale, perché è nel loro diritto decidere a chi prestare questi soldi. Lo Stato non può imporlo. Però possiamo creare un'alternativa che permette di rispettare, se ci pensate bene, l'articolo 47 della nostra Costituzione, dove si dice espressamente che il risparmio degli italiani deve essere garantito e tutelato e il credito deve essere gestito e controllato dallo Stato italiano. Quindi noi passeremmo da un circolo vizioso nel quale gli interessi sul debito pubblico provocano per lo Stato la necessità di fare politiche d'austerity, quindi aumento delle tasse, taglio dei servizi e privatizzazioni, perché questo genera, e lo abbiamo visto negli ultimi 10 anni, aumento della scarsità di denaro nell'economia, possibilità di fallimento per l'impresa, disoccupazione che aumenta e questo non fa altro che aggravare la situazione perché lo Stato incassa meno nelle tasse rispetto a quello che riesce a spendere. Quindi questo circolo vizioso abbiamo già visto che non funziona. Noi dobbiamo creare un circolo virtuoso, come dicevano tutti i senatori che sono intervenuti prima di me, nel quale lo Stato, generando uno strumento monetario che sia il SIRE, che sia la moneta elettronica bancaria, chiamatela come vi pare, ma deve essere uno strumento gestito dallo Stato che lo Stato utilizzi direttamente nell'economia reale. Non deve passare attraverso i mercati finanziari, perché abbiamo già visto che questa soluzione non funziona. Questa moneta nuova che entra nel sistema economico genera un aumento della domanda interna, un aumento del PIL e quindi paradossalmente un aumento degli incassi delle tasse dello Stato, per cui il rapporto debito-PIL cala. A maggior ragione se il SIRE, come è, non è debito, perché io ho che nel rapporto debito-PIL il debito rimane costante e il PIL aumenta per effetto di questo strumento monetario. Quindi l'utilizzo di strumenti monetari ad accettazione volontaria che non generano debito alla nascita provoca nell'economia vantaggi solamente positivi. Conclusioni. Che cosa possiamo fare? Prima qualcuno dei relatori ha parlato di una gabbia, cioè noi viviamo in una gabbia. Bene, normalmente nei nostri incontri noi facciamo vedere questa immagine proprio per rappresentare il sentimento che tutti noi abbiamo nel vedere un sistema dove ci sentiamo letteralmente in gabbia, perché sembra che non ci siano vie di uscita. Poi però faccio allargare l'immagine e ci accorgiamo che in realtà non siamo in gabbia.
Cioè la gabbia è solo mentale, cioè ce l'abbiamo noi nella nostra testa perché siamo convinti di essere in gabbia. Nella realtà, se usciamo dal paradigma delle cose che ci vengono imposte, se usciamo, per intendersi, da quello che è la narrazione che ci viene raccontata nelle nostre, nelle televisioni e nei giornali, scopriamo, guardate, questi sono gli obiettivi della Banca Centrale Europea e dell'Unione Europea. Non ve li sto a leggere perché vi abuserei della vostra pazienza, ma vi faccio un'operazione di semplificazione. Vi coloro in blu quelli che sono gli obiettivi neoliberisti e che, guardate, sono mercato interno, mercato fortemente competitivo e stabilità dei prezzi, quindi sono pochi gli obiettivi neoliberisti, e vi coloro in rosso gli obiettivi socialisti a favore della popolazione, che sono la crescita economica equilibrata, la piena occupazione, il progresso sociale, la solidarietà tra gli stati membri, la coesione economica, sociale e territoriale. Perché non è possibile che il trattato venga interpretato solo in una logica neoliberista e quindi finanziaria e non in una logica a favore degli stati, perché noi dobbiamo smetterla di vivere nella caverna di Platone come raccontava 2000 anni fa. Noi in questa caverna non crediamo più alle ombre come raccontava lui, crediamo a quello che ci raccontano la TV, e quello che ci racconta la TV è sempre la stessa novella: lo Stato non ha i soldi, il debito pubblico deve essere ripagato. Questo è completamente falso, completamente destituito di fondamento. Lo Stato non è vero che non ha soldi e non è vero che il debito pubblico deve essere ripagato. Storicamente ci stanno ingannando da secoli, da millenni, con l'idea che la moneta deve essere creata con il debito. Hanno cominciato in Mesopotamia con le tavolette d'argilla, hanno proseguito le prime banche con le note di banco e quindi con la riserva frazionaria, hanno proseguito le banche centrali trasformando le note di banco in banconote, stanno proseguendo le banche private creando moneta elettronica con una riserva obbligatoria dell'1%, cioè basta un euro per creare 100 euro di moneta elettronica. Pensate, se voi depositate 1000 euro in banca, questi 1000 euro danno diritto a creare 100.000 euro di denaro elettronico creato dal nulla, perché la riserva obbligatoria è arrivata a questo livello. Vi racconto solo da dove nasce tutta questa cosa, perché se è da 4.000 anni che siamo in questo coso, il libro di economia più vecchio del mondo è la nostra Bibbia, e nella Bibbia c'è scritto al versetto, capitolo 15, versetto 6 del Deuteronomio: tu farai prestito a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito, dominerai molte nazioni mentre esse non ti domineranno. Noi siamo le nazioni che vengono dominate dal debito e dal pagamento degli interessi. La nostra Chiesa Cattolica sono anni che denuncia questo problema. Nel compendio della dottrina sociale del 2004 scriveva: se nell'attività economica e finanziaria la ricerca di un equo profitto è accettabile, il ricorso all'usura è moralmente condannato. Dovete sapere che l'usura per la Chiesa è qualunque tipo di interesse percepito sul prestito di denaro, non è quella che noi chiamiamo il prestito eccessivo, no, qualunque prestito è indecente e condannato. Ma soprattutto nella stessa compendio si diceva che un'economia finanziaria fine a se stessa contraddice le sue finalità, poiché si priva delle sue radici e della propria ragione costitutiva, ossia del suo ruolo originario ed essenziale di servizio all'economia reale e in definitiva di sviluppo delle persone e della comunità umana. L'economia finanziaria era nata per questo, a sostegno dell'economia reale. Oggi se ne è completamente staccata per vivere di vita propria, anzi per succhiare dall'economia reale le risorse per alimentarsi sempre di più. Come diceva Karl Marx, l'economia reale doveva essere: io vendo un bene, prendo dei soldi, con questi soldi compro un altro bene. Poi è arrivata l'economia capitalistica in cui con del denaro io compro un bene, lo rivendo a un prezzo maggiore e guadagno sulla differenza. Oggi siamo nella situazione che l'economia finanziaria ha dei soldi, compra un prodotto finanziario che in fondo è carta e lo rivendo a un prezzo più alto e guadagna sulla differenza. Cioè non c'è più alcun legame tra l'economia finanziaria e il mondo reale. Noi siamo nella situazione in cui l'1% della popolazione, l'aristocrazia finanziaria, come diceva Karl Marx nel 1848, quindi pensate quanto è peggio la situazione oggi, crea il denaro con il debito e controlla la politica, l'informazione, l'università e l'economia. Noi che siamo il 99% siamo schiavi del debito e del denaro. E perché non ce ne stiamo rendendo conto? Principalmente perché l'1% non sappiamo neanche chi è.
Una volta lo vedevamo chi era il re, chi era il sovrano, che si arricchiva alle spalle, diciamo, del 99% della popolazione. Oggi non sappiamo neanche chi è e non possiamo neanche incolparlo, ma soprattutto siamo divisi su tutto. Classi sociali, ideologie, religioni e culture vengono alimentate queste divisioni apposta per far perdere di vista qual è il problema principale. Ma se il 99% si unisce e diventa consapevole, in realtà la buona notizia è che in qualunque momento della storia ci si può rivoltare e sovvertire il potere che ci tiene in queste condizioni. E se ci pensate bene, probabilmente sta già accadendo in qualche parte del mondo. Magari dovremmo cominciare a pensare anche noi a indossare qualche gilet, magari arancione invece che giallo. Concludo, davvero, scusate un po' la fretta e forse che mi sono un po' dilungato, concludo con la frase che accompagna, diciamo, tutta la nostra attività da tanti anni. Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini consapevoli e risoluti possa cambiare il mondo, perché in realtà sono stati sempre e solo loro a cambiarlo. Grazie di tutto. Grazie Fabio Conditi, beh, intervento carico di pathos.